Buongiorno a tutti, sono Nicola Baldo, un ricercatore del Dipartimento di Chimica, Fisica e Ambiente dell'Università di Udine. Mi trovo qui oggi per parlare in questo forum del possibile futuro delle infrastrutture stradali, delle strade. A nostro parere, secondo il nostro gruppo di ricerca, il futuro è quello delle costruzioni stradali sostenibili. Il nostro tema di ricerca principale in cui ci muoviamo è proprio quello di verificare la possibilità di costruire le strade nel presente e nel futuro con tutta una serie di rifiuti che invece di essere conferiti nelle discariche potranno essere riconvertiti, riciclati per costruire le strade sostituendo quelle che sono risorse naturali come gli aggregati minerali. Buongiorno a tutti, sono Paolo Perco della Autovie Venete e oggi siamo qua al Future Forum per parlare di quello che succederà tra 20 anni alla rete infrastrutturale, in particolare autostradale italiana e non solo. Quali sono le tendenze, dove sta andando la progettazione, la gestione e l'operatività di questo tipo di infrastrutture. È chiaro che in un mondo che si sviluppa e ha sempre più bisogno di connessione e di connettività, le infrastrutture di collegamento giocano un ruolo determinante ed è anche ovvio che alcuni paesi, tra cui il nostro, soffre di un deficit infrastrutturale. L'importante quindi è, oltre che sviluppare nuove infrastrutture e adeguare le infrastrutture esistenti, farlo in un'ottica sostenibile nel lungo periodo. Quindi possiamo immaginare che le infrastrutture del domani avranno una connotazione fortemente legata al corretto inserimento nell'ambiente, dovranno puntare sempre di più alla sicurezza della circolazione. A questo proposito vale comunque la pena di ricordare che l'Unione Europea nel primo programma sulla sicurezza stradale 2000-2010 aveva ipotizzato una riduzione dei morti per incidenti stradali sulla rete europea del 50% e in Italia la rete autostradale delle concessionarie è riuscita ad ottenerla arrivando quasi al 57% di riduzione dei morti in 10 anni, quindi è già stato fatto tanto. Si vuole continuare a fare tanto perché il nuovo programma europeo, altri 10 anni, 2011-2020, impone un altro dimezzamento. Quindi dicevamo importanza per l'ambiente, importanza per la sicurezza, importanza anche per l'abitabilità. L'autostrada deve diventare sempre più a misura d'uomo dell'utente che la deve utilizzare, che è costretto ad utilizzarla, quindi con miglioramenti nei servizi offerti, e con riduzione dei tempi che oggi contraddistinguono l'utilizzo dell'autostrada, tipicamente questioni legate alle congestioni o alle file, alle caselle d'uscita. Anche in questo caso ovviamente la tecnologia ci aiuterà, ed è ipotizzabile che tra 20 anni il sistema di gestione del pedaggiamento sarà completamente diverso con l'eliminazione dei caselli che costringono le file in uscita dall'autostrada.